Cosa ne penso del ristorante con una ventina di coperti? Comunque pochi, diciamo. È la domanda che mi è stata posta un paio di settimane fa, mi pare, da una persona sul, non mi ricordo più se sul canale o se mi è arrivata via chat. E vabbè, eccoci qua. Ne penso bene, tant'è che alcuni l'ho avviati anch'io, di ristoranti così, quindi non posso che pensarne meglio. Però non crediate che siano i più facili, spesso sono i più difficili. So che può sembrare strano, uno immagina che avviare un ristorante di 200 coperti sia una cosa difficilissima e dice vabbè faccio un ristorantino piccolo, è più facile. Non è affatto così. Quando avviate un ristorante grande, avete tanti soldi e potete permettervi dei consulenti. Quando avviate un ristorante piccolo, spesso è perché non avete soldi e non potete permettervi consulenti. Questo cosa vuol dire? Che è più facile sbagliare con i ristoranti piccoli che con i ristoranti grandi. Sembra strana questa cosa, vero? Però se ci pensate. Adesso voi provate a mettervi nella testa di chi dice vabbè, c'ho 100.000 euro e voglio aprire un ristorante piccolo. Sì, peccato che De Francesco me ne costi 10.000. E come la mettiamo? Invece io apro un ristorante da 300 coperti, spendo 500.000, De Francesco quanto mi costa? Sempre 10.000. E cambia tutto, no? Poi uno può voler lavorare con Francesco a 10.000 euro anche se apre un ristorante da 100.000 e secondo me non farebbe male, vabbè, ma sono di parte naturalmente. Però è ovvio che nell'opinione comune non è così. Quindi aumenta la possibilità degli errori. Poi io ho 200 persone a mangiare, quanto spendono per uno? 10 euro. Magari gli stipendi li pago perché sono 200. Ma se io apro un ristorante piccolo, in cucina una persona ci deve essere per forza, perché qualcuno deve cucinare, anche se fai solo 5 coperti, qualcuno deve cucinare. In sala una persona deve esserci per forza, perché i piatti qualcuno li deve portare. Anche se ci fosse un solo cliente o due clienti, tu comunque devi portare questi piatti, quindi vanno due. E poi le pulizie chi le fa? Gli stessi due. E quanto lavorano? 24 ore al giorno? E i piatti e i bicchieri? Chi li lava? Sempre questi due qua? E la spesa? Chi va a farla? Sempre questi due qua? Cioè, è stato verificato che per quanti pochi coperti tu possa avere, quattro persone sono sempre coinvolte. Poi una volta sono due in cucina, uno in sala, uno si occupa un po' dell'amministrazione. Una volta sono due in sala, uno in cucina e qualcuno si occupa della spesa, l'amministrazione e il resto. Cioè, si fa fatica a trovare ristoranti piccoli condotti solo da due persone. Il minimo, 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 minimo indispensabile è tre. Però adesso c'è un problema. Io ho 10 coperti. Ci sono 10 persone a mangiare. Queste 10 persone quanto mi devono dare per uno per pagare i tre che ci lavorano dentro, più l'affitto, più le spese di marketing, più le tasse, più i contributi, più. Cioè, un ristorante con pochi coperti è un ristorante che per forza di cose deve avere un ticket alto. Cioè, non potrà essere 15 euro a persona, con 15 euro a persona delle tre figure che lavorano dentro non ne paghi manco una. Quindi figurarsi, e poi c'è tutto il resto ancora. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a verificare che ci siano le potenzialità per attirare persone che abbiano il desiderio di spendere, non lo so, 50 euro, 40, via, eh? Però 20 no, 20 non bastano. Sto business tranquillo, ho già fatto innumerevoli volte e so già che non funziona, quindi
Non chiamatemi neppure per chiedermi una consulenza, vi dico già no, prima ancora di iniziare, non, e ve lo dico gratis, senza farvi la fattura. Non funziona, cioè da 20, ma direi anche 30 in su, se vogliamo fare così pochi coperti. Però questo scatena un altro problema. Ma se uno viene e spende 50, 60, 70 euro, e si trovano le persone che spendono questa cifra, ce ne sono anche tante, e poi però vogliono un servizio di un certo tipo, e vogliono un cibo di un certo tipo, non è che gli puoi dare la carbonara, appunto. La carbonara può anche essere buona, ed è buona quando è fatta bene, però uno che spende 70 euro forse cerca qualcosa di diverso. Mi sono dovuto interrompere perché mi suonava la porta. E poi come la servi? Perché... Poi, va bene, potrà anche essere carbonara, buona, però voglio una tovaglia di un certo tipo, voglio un tavolo di un certo tipo, voglio le posate di un certo tipo, voglio calici di un certo tipo. Tutto deve essere allineato. Peccato che chi apre un ristorantino piccolo, il più delle volte, punta proprio sull'informalità, sullo spendere un po' meno, eccetera, eccetera. Quindi, per ritornare alla domanda iniziale, io sono assolutamente a favore dei piccoli ristoranti, ma non con l'idea che risparmiate, perché non è così. Con l'idea che ci sia un locale piccolo che vi consenta una gestione a volte un po' più semplice, se riuscite a organizzare le cose facendo un po' meno lavoro. Ma se poi questo significa che invece volete risparmiare, finirà che il lavoro ne fate di più, che vi dobbiate impegnare di più, che ci siano molti più rischi, che il servizio deve essere a un certo livello, quindi dovrete spendere per formarvi e far pratica, perché guardate che la sola formazione arriva fino a un certo punto, poi ti serve anche un po' di pratica, perché io ti posso anche spiegare come si portano tre piatti, ma poi devi portare tre piatti per un po' di tempo per avere la snellezza operativa. Perché se me li porti così, tutto teso, dici tecnicamente so come portarli, però si vede che sei un baccalà. Non va bene, naturalmente. Va bene. Questo è il mio pensiero. Quindi, né positivo né negativo. Si può fare, e l'ho fatto io stesso, però le cose vanno fatte bene. E c'è semmai qualche rischio in più. Non è affatto più semplice come pensano molti. Va bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao.